Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video su Xenxecraft. Fa così figo dirlo. Praticamente siamo nel server fazioni e oggi ragazzi vi presento un po' la mia fazione che si chiama appunto dov'è l'ultima cosa che ho scritto? Vabbè, facciamo così, scrivo salutate YouTube, così vedete anche il nome della fazione. Per chi voglia entrare siete benvenuti. Mi beccate abbastanza spesa sul server perché ci entro, perché appunto mi piace giocarci, ovvio. Qui saluto in pochi ragazzi perché il server è ancora vuoto, non mi conoscono ancora bene. Felix non lo conosco neanche io, che youtuber è, però vabbè. Ho visto soltanto una cosa, non so se stai guardando questo video, Founder Fresh Tubark. Comunque è il nome del Founder, non vi preoccupate. Credo dovresti alzare un po' i requisiti, ma non per cattiveria o per che cosa. Questo vuole venire in base, ma non la posso accettare perché sto in base e dopo vi spiego cos'è. Dico, dovresti alzare un po' i requisiti secondo me, perché 150 iscritti minimo non ti crea un grande pubblico, ti crea solamente un sacco di utenti che entrano e hanno tutti la targhetta youtuber. Invece ti consiglio di alzarlo intorno ai 500, 600, ma non perché ragazzi io sono a 690, allora mi sento il re del mondo, voglio essere solo io youtuber, perché credo che, diciamo, è una cosa di marketing. Può sembrare una stupidaggine, però in realtà è vero, perché se tutti entrano con la targhetta youtuber, bene o male ragazzi ce ne sono molti canali intorno ai 150 iscritti, è normale che tutti hanno la targhetta. Direi di alzarlo almeno a 500, però questo è un discorso che dovrei fare io con lui, siccome il suo contatto ce l'ho, quasi quasi glielo dico. Allora, qui volevo fare, diciamo, dei dormitori, anche se sono inutili, ma tanto per abbellimento, dei dormitori per i vari, cioè non più che dormitori, delle camere, perdonatemi, per i vari. Ehi, qui c'è la caverna, e vabbè, tanto noi la chiudiamo. Dei dormitori per i vari partecipanti, possiamo dire così. Uno di questi è Dada, che ti saluto, ciao Dada05, che se fai parte del clan, sta avendo problemi ragazzi, non può entrare, quindi non mi ha potuto aiutare nella costruzione appunto del della fazione, della base della fazione. Comunque abbiamo questa base. Per ora eravamo io, lui e un altro ragazzo che purtroppo ha abbandonato, che si chiama Ninja Terron, che è appunto online, che purtroppo ragazzi ha abbandonato perché ovviamente io, essendo poco attivo ultimamente sul server, ci sono poco da solo, ovviamente, ripeto, si stufa. Qui potete vedere che tattica ho fatto, no? Praticamente ho messo alla chest in modo che se qualcuno viene e vuole fare l'infame, le mura non le può rompere perché diciamo è della fazione, le porte le può aprire se non mi sbaglio, e non sia mai che rompe il mob spawner che c'è lì. Quindi ho messo una cesta che sicuramente non si può rompere siccome sono messe private. E oltretutto lo faccio anche perché quelle della fazione, fino a che non mi fido di loro, oppure che mi griffino. Perché ragazzi, ci sono queste persone che griffano solamente per fare gli imbecilli. Adesso non parlo dei componenti che ci sono già, perché sono abbastanza brave persone. Cioè, per ora è solo Dada, per ora è solo Dada. Comunque ragazzi, se volete venirmi a trovare, siete benvenuti sul server. Io ovviamente accetto tutti, non ci sono requisiti per entrare nella fazione. Basta solo che siate persone corrette, non chiedo più di questo. Perché se mi entrate, cominciate a fare bimbi minchia, litigate. Poi se non mi sbaglio c'è anche una banca della fazione, quindi cioè, se cominciate a fare bimbi minchia, scusate il termine, vedete qua esce, quando entro nel territorio acclimato dice clan creato da me, Luke 17, primi iscritti barra amici, perché io vi definisco degli amici, quindi vi dico amici. Ah, una cosa stavo dimenticando importante da dire, cioè raga, buonasera, cioè questo dovrebbe essere video serale, in caso che non lo vedete serale lo vedete pomeriggio, ma al 99,9% lo state vedendo di sera, quindi vi do una buonasera a tutti. Forse ragazzi non siete arrivati ancora ai 15 like, soprattutto quando sto registrando questo video non siete arrivati, quindi è probabile che non ci siate arrivati, di conseguenza ve l'ho portato comunque perché, diciamo, ho fiducia in voi, ma non solo perché so che mi lasciate 15 like entro una settimana, no, per farvi capire, ma soprattutto perché volevo provare a fare questo test qui. Ogni volta che entro nella zona climata mi dice au, questo è clan de Luke, tosto a di, facciamo così, climb, aspettate, non mi ricordo più, autoclimb mi pare, aspettate, F, autoclimb, vediamo un po',
Ah, ok, devo mettere il nome della fazione, eccolo qui, adesso ve lo digito così potete entrare. Lupacchiotti, bellissimi. Oh, così si chiama, non scherziamo. Ah, F Climb Auto, cavolo, dimmelo. F Climb Auto, ok. Così ogni volta che scavo oppure vado in giro, comunque climbato dalla nostra fazione e non c'è possibilità appunto che buttino giù tutto. Ok, sto dicendo. Sì, adesso continuano ad apparire le scritte in chat perché ovviamente ogni volta che esco dal territorio del chunk del clan mi dà problemi. Però non so perché non me li sto prendendo i soldi. Ok, l'ho disabilitato. Ok. Quindi adesso dovunque vado in teoria deve fare il territorio, diciamo. Va bene, io mi fido. Allora, facciamo il divisorio prima cosa. Il divisorio, vabbè, sì, è uscito uno stile un po' strano, ma non perché l'ho fatto apposta, perché sono un imbecille. Ma facciamo così, no? Tranquillamente. Quindi, ragazzi, faccio vedere un po' la struttura, come la posizionerò, diciamo. E poi chi vuole entrare è il benvenuto. Chi vuole entrare è il benvenuto. Allora, direi di fare una cosa. Così. Dai, facciamola così. No, aspettate, però ci sto un attimo troppo, sto fatto. Dobbiamo fare una cosa così, anzi. Una colonna, come si deve. Quindi qua è di 2, no? Diciamo. E quindi ci conviene fare anche qua di 2, come è giusto che sia. Perché il divisore l'abbiamo fatto così. Sì, ragazzi, sono camere piccole. Poi ovviamente chi vuole se le può estendere. Queste, diciamo, sono camere momentanee. L'importante è sapere qual è, non invadere lo spazio del compagno a fianco. Non è che tipo Peppino viene nella fazione e dice: "Oh, però è troppo piccola". E questo è vero, raga. Però avete altro spazio, magari potete fare da qui in poi una grande distesa nella quale appunto mettere tutte le vostre cose, eccetera. E appunto dico, non invadete i vostri compagni, lo dico per chi entrerà, per chi entrerà. Comunque ragazzi, spero davvero che questo video sia caricato di sera. In tal caso lasciate minimo 10 like, raga, ma no per il continuo della serie, più che altro per il supporto serale, perché io non porterò solo video di questo genere la sera, ma vi ho detto già nei vlog che porterò anche video di Clash Royale, Clash of Clans, perdonate l'ignoranza. Poi che altri video aspetta? Lo so, l'avevo detto, l'avevo detto. Ah sì, di Counter Strike, FIFA, League of Legends, che sto cominciando a giocarci, Rocket League, cioè ragazzi, c'è un bordello di giochi da portarvi, quindi potrei portarvi tanti giochi, quindi non prendetela come serie ufficiale, vi chiedo i like solamente per farmi capire che di sera ci siete praticamente. E vabbè, l'ho piazzato male tutte e due. L'ho piazzato male tutte e due. Sì, ragazzi, lo so che il video di oggi pomeriggio è durato poco, però avevo degli impegni. Questo lo sto registrando un po' più di sera. E vabbè. Ok. Stiamo ultimando la prima parte dei dormitori, raga. Ovviamente gli altri li farò off camera. Come giusto che sia. Come giusto che sia. Sì, però un po' da fastidio che escono 40 scritte in chat. Sei entrato nel clan, sei uscito dal clan, sei entrato nella zona ovviamente. E vabbè, teniamocela così. Adesso direi di fare una cosa, ossia prendere sta roba. Sì, ragazzi, non, il kit. Perché mi è uscito. La targhetta YouTuber non ti conferisce kit a differenza di altri server, che anche questo dovrei chiederglielo se potrebbe implicare qualcosa. Però vabbè, sono dettagli un po' stupidi. Comunque. Non è che queste robe ce l'ho perché. Oh, tanto c'è il VIP, compri tutto. No, raga, questo semplicemente ce l'ho perché fa parte del kit free, di quello che offre gratuitamente il sito. Qua mi sta ripampico tutte queste stanze. Direi di fare una cosa, no? Facciamo così. Solo ragazzi, dovrei fare le slab per il pavimento per sprecarle di meno. Però, raga, dettagli. Una cosa che non mi piace, non capisco perché. In teoria, no? Quando faccio un crafting per una sola porta me ne dovrebbe dare tre. Però qui sto server è Trasgri, vabbè. Ma ok, allora era un bug, sì. Purtroppo si bug. Ah, vero, le porte non si possono mettere una sopra l'altra, vabbè. Perché oggi mi esce sta fatto tipo come sto a strozzare, ma non è vero. Aspettate, però, sapete che questa cosa sembra un po' ossessiva. In che senso, voi direte? Nel senso che pare che uno appena entra deve girare subito nella porta. Allora noi facciamo così. Cioè, ragazzi, questo vi spiego pure dei modelli di design proprio, roba incredibile. Che io non faccio abbastanza pena, però lasciamo stare. Oh, nice. Perché noi facciamo così. Oh.
Bello, 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 bello. Cioè, bello. Non male. Bello non è bello, però non è male. Una qua. E però se me... Se me la levi. Perfetto. Cioè, perfetto. Ripeto, non è... Non fa schifo, però... Scusate se sono schifo, perché schifo è brutto da sentire, ma dettagli, va bene? Ok. Forse lo sapete che ho fatto un'entrata troppo piccola. Facciamo così, no? Magari leviamo questo. Oh, tutto più tranquillo. Qua il piccone sta finendo, ce l'avevo con efficienza 2 perché, raga, aspettavo che faceva tocco di velluto e me l'ha fatto. E vabbè, pensavo, voi potreste dire, ma tanto rileggi crafting, perché non c'è, cioè, enchanting, perché l'hai fatto subito? E perché no, raga, non c'è scritto. Non capisco perché, forse il server l'ha impostato così. E va bene. Io solo una cosa, ragazzi, vi chiedo, se volete giocare con me, vi consiglio di entrare nel server perché comincio a conoscere bene, diciamo, il ragazzo e... Ci è dedicato molto per questo server, non solo a livello economico, ma anche appunto a livello di tempo, raga, perché programmare un server non è per niente facile, anzi si perde molto tempo. Quindi vi chiedo solamente di dargli anche supporto. Non dico di comprarvi il VIP, quella è vostra scelta, non è che obbligo nessuno, neanche io me lo compro, ma perché non sono abituato, neanche sul main combat, voi vedete che mi sono comprato un kit, mi sono comprato di sicurezza 10 euro, perché con lo sconto arrivano tipo a 5 euro, ma non perché sono uno che spende i soldi abitualmente in VIP. Infatti non li spendo neanche su FIFA, neanche su altri giochi. Questo è per farvi capire un po' il mio ragionamento. Ok, ed eccola qua, una stanza quasi terminata perché dobbiamo fare... Che l'ho aperta a fare la porta? Vabbè, perché dobbiamo fare anche il soffitto, che non ci avevo pensato, però adesso ci ho pensato e quindi lo faremo. Ok, nice. Devo dire che questo server è molto fiscale per chi usa i cheat, le hack, perché i ragazzi si arrabbiano un botto praticamente, perché è come giusto che sia, non è che mi sto mettendo contro di loro, certamente. Però subito ti vogliono fare controlli, questa forse è una cosa un po', diciamo, invasiva. Non voglio dire niente, non voglio criticare questo, a parte che il video spero lo veda anche fondere, ma non perché sto dicendo qualcosa di male, perché sto dando anche consigli. Perché come ho gestito molti server, ne so, è giusto sì controllare, però è troppo invadente che voi subito lo chiediate, fino a che non avete certezze, perché ho notato che appena entra qualcuno e dice, oh guarda che Peppino usa i cheat, subito il controllo, cioè dovreste un po' aspettare, verificare, perché a volte ci sono dei BM, bimbi minchia, adesso non voglio dire tutti ovviamente. Per fortuna quelli che mi seguono sono tutte brave persone da quando vedo. Comunque lasciamo sta. E cioè non potete fidarvi solo di quello che dice la gente perché a volte sbaglia. Oppure perché tipo rosica. E allora dice a Peppino gli serve la punizione perché dico ma ha fatto rosica come un cani. Ok, anche se i cani non rosicano, che io sappia. Però dettagli. Ok ragazzi, allora sapete che faccio adesso? Adesso qua diventa tutta una cosa, praticamente. Diventa tutta una cosa, qua ci acciappiamo il ferro e praticamente, vabbè non fa niente se quello non lo prendo e faremo tutto il soffitto così, farò tutto il soffitto così in off camera, quindi sostituirò questa parte qui con legno. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sinceramente ci ho messo un po' di impegno anche del mio, parlando appunto di impegno del server e di altre cose, mi sono impegnato anch'io per caricarvi questo video perché ragazzi sapete la connessione e tante robe che ho di problemi. Spero che almeno l'audio si senta bene. Questi sospironi li faccio apposta perché so che danno fastidio, quindi perdonatevi. Comunque, a parte gli scherzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo, lasciate minimo 10 like se volete che questa serie di video serali continuino. Inoltre, commentate il video con dei consigli. Con sì, Luke, vengo nel server, fatti vedere tra 5 minuti. Cerco di collegarmi, non vi preoccupate. Lasciate mi piace, quindi commentate. Condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video e ciao!